Buonasera, ben ritrovati e soprattutto ben ritrovati all'ultima conferenza dedicata appunto a questo ciclo sulle popolazioni barbariche e questa sera dedicata appunto a Franchi e Burgundi. Da parte mia anche aggiungo un ulteriore grazie per la vostra presenza, visto il caldo terrificante, insomma vi immaginavo tutti sulla spiaggia sinceramente, per cui insomma i Franchi ringraziano. Questa sera andiamo a concludere questo ciclo di conversazioni dedicandoci in maniera un pochino più attenta a quello che è stato un popolo che nell'immaginario collettivo antico e moderno si presenta un po' come il popolo per antonomasia, il popolo del tardo antico di riferimento, un po' appunto una sorta di faro nell'ambito di quella che è la miscellanea di popoli che hanno gravitato intorno ai confini imperiali, in virtù del fatto che questo popolo, nato, vedremo, con una genesi anche questa piuttosto complessa, ha in realtà alla fine portato a termine un ampio lavoro, un'ampia, diciamo, operazione che ha poi visto praticamente la nascita di un vero e proprio regno, un regno longevo, anzi ha dato origine a un vero e proprio impero. E di conseguenza tra le popolazioni di cui noi abbiamo parlato in questi incontri sicuramente è quello che colpisce di più a livello così di impatto iniziale. Uno pensa ai Franchi e pensa quindi a questo popolo sicuramente ben organizzato, sicuramente glorioso, sicuramente molto valoroso, che ad un certo momento compare, conquista e in qualche modo si pone come una sorta di linea di continuità con l'impero romano. E già su questo ci sarebbe da discutere, nel senso che sebbene nel nostro immaginario i Franchi siano questo, in effetti è singolare il fatto che se noi andassimo a ricercare il nome di Franchi nell'ambito delle citazioni delle fonti antiche non li troveremmo almeno fino al III secolo d.C., sebbene comunque questo popolo sia un popolo accreditato, sia un popolo storicamente individuabile. Addirittura noi ne possiamo seguire le tracce attraverso gli studi degli storici moderni, grosso modo nel corso del secondo, primo secolo avanti Cristo, addirittura probabilmente già lo stesso Cesare ha avuto una qualche relazione con questo popolo, sebbene non venga mai citato fino al III secolo d.C. come Franchi, quindi verrà chiamato in tutt'altro modo. E poi c'è sicuramente un'altra cosa curiosa che almeno a me ha incuriosito quando ero bambina. Parlando dei Franchi, ovviamente si pensa alla Francia, che è la regione a cui hanno dato il nome, e quindi noi tendiamo in qualche modo a averli come punto di riferimento e molto spesso come in una sorta di opposizione, così, diciamo, ideologica al mondo germanico. Quindi parliamo di Francia, parliamo di Germania e in qualche modo nella testa di molti i Franchi, originario popolo, è qualcosa di diverso dalle popolazioni germaniche dall'altra parte del Reno. Non è così, perché i Franchi sono germani, sono germanici e quindi sono germanici tra l'altro anche doc, potremmo dire, nel senso che soprattutto se noi ci avvaliamo delle fonti storiche in qualche modo possiamo appunto arrivare a comprendere come questi gruppi si siano spostati nell'ambito dell'area di influenza romana venendo a contatto con il mondo romano e quindi potendo essere in qualche modo già ben identificati. La cosa però curiosa è che non vanno sotto il nome di Franchi. Questa denominazione la assumeranno a partire dal III secolo, intorno al 250 circa d.C., quando nelle cronache militari romane vengono citati questo popolo che in realtà fa parte di gruppi di incursori che, come sappiamo ormai benissimo, attraversano il confine
del nord senza grossi problemi. La cosa assolutamente singolare è che il termine franco non è una parola latina, ma è una parola appunto germanica, e si tende a farla risalire, ci sarebbero due versioni, una sarebbe dal proto-germanico frang, che vuol dire itinerante, quindi nomade. L'altro termine, sempre germanico, che è fracr, scritto con il K, invece significa indipendente, significa libero. Si è pensato, o meglio, si è dedotto da una serie di analisi che sono state condotte dagli storici moderni sulla base delle indicazioni storiche, appunto, degli antichi annalisti e dei ritrovamenti archeologici che servono sempre, che in realtà ad un certo momento alcuni gruppi di germani si sono fusi insieme creando una coalizione e distinguendosi in qualche modo dagli altri per valore, per indipendenza, per spirito, diciamo, anche di intraprendenza. E dai romani, o forse anche dagli stessi altri germanici, verranno additati come fracr, quindi come liberi, come indipendenti, come qualcosa quindi di distinto e di valoroso, perché franco arriverà a valere sia libero ma anche valoroso. Non per niente oggi la parola franco vuol dire libero, il porto franco, o anche affrancare significa liberare, quindi consideriamo addirittura che abbiamo ereditato parte dei termini germanici, anzi franchi nella fattispecie, nel nostro lessico. In realtà ce ne sono tanti altri. È curioso, divertitevi un giorno, ma se vi fate una carrellata, magari non dico di consultare il dizionario che è un po' più lungo, ma semplicemente andando su Google e chiamandosi appunto i lemmi germanici, di origine germanica, scoprite che tante parole che noi riteniamo normalmente essere di origine italica o latina, in realtà sono di tutt'altra natura. Guanto, per dire. Ma ne abbiamo tantissime di parole germaniche che sono filtrate. Parlo del germanico perché? Perché in realtà questa fusione continua, questo legame continuo che noi abbiamo avuto con il mondo del nord ha poi ovviamente lasciato delle forti tracce. Ma è sintomatico il fatto che i romani cominciano a indicarli come franchi, questi signori, che però, attenzione, sono gruppi diversi, hanno dei nomi, vengono indicati dagli storici antichi con nomi differenti. Non sto a farvi la storia degli studi che hanno portato a questa identificazione perché sarebbe effettivamente un po' lungo, ma tenete presente che attualmente gli storici moderni ritengono che già all'epoca Tacito, il grande scrittore, nella sua Germania, quando ha cominciato a redatto il suo lavoro, la sua opera sulla Germania, aveva individuato i nuclei di quei popoli che ad un certo momento si coalizzeranno, si riuniranno, andando praticamente a formare quelli che dal III secolo in poi chiameremo franchi. E questi popoli, in realtà, che in effetti vengono citati riccamente e a lungo, diciamo, dalle fonti, tenderanno ad acquisire dei caratteri che saranno omogenei tra loro, e di conseguenza ad un certo momento questa tendenza a assimilare caratteri li porterà poi ad avere ovviamente dei punti comuni e quindi ad identificarli come un unico popolo. Bene, questi popoli vengono citati appunto da Tacito, che dice, Tacito dice che i germani erano divisibili in germani dell'est e germani dell'ovest, e questo ci risparmia già parecchio. Nei germani dell'ovest lui cita
dei gruppi particolari, come per esempio gli Erminones o anche gli Estivones. Tra questi gruppi, gli Estivones risultano essere composti da sottogruppi. Quindi lo stesso Tacito si trova a affrontare questa miriade di popoli che sono, come vedete, collocati un po' dappertutto e che lui cerca di raggruppare per tipologia, per similitudine, per relazioni. Negli Estivones gli storici moderni tendono ad individuare quei popoli che poi prenderanno il nome di Franchi. Ma questi popoli sono tra l'altro anche abbastanza evidenziabili individualmente. In maniera particolare mi piace ricordare il popolo dei Catti. Si chiamano così, Catti. Questo popolo è stato un popolo terribile, di una bellicosità veramente notevole, tant'è che noi li troviamo alleati di Arminio. Nella famosa battaglia della selva di Teutoburgo, quella che portò alla distruzione delle legioni di Augusto. Bene, il famoso Varo, esatto, le famose legioni di Varo. Bene, con Arminio e con i Cherusci di Arminio ci sono i Catti, che sono quindi un popolo anche piuttosto poco incline a rapportarsi con il mondo romano, e lo saranno praticamente per tutto il primo secolo, tant'è che lo stesso imperatore Domiziano, qualche decennio dopo, deciderà, e non propriamente così in maniera casuale, di far passare il limes renano sul territorio dei Catti, in maniera tale da tenerli praticamente sotto controllo. Non è servito, perché in realtà i Catti torneranno alla ribalta continuamente come oppositori del mondo romano. Addirittura li ritroviamo schierati nelle varie coalizioni che addirittura cominceranno a invadere, a superare i confini renani nel corso del secondo secolo. Anzi, in realtà sono passati alla storia, soprattutto nella letteratura di origine germanica, come uno dei popoli più fieri che ci siano stati, che non si è piegato, che non ha voluto assolutamente essere intrappolato nelle maglie dell'impero, anche se poi in qualche modo, alla fine, da quello che capiamo, più o meno deve aver ceduto. Sappiamo che i Catti ad un certo momento nel corso del terzo secolo si dividono in gruppi, e un primo gruppo insieme ad altri andranno a creare il nucleo dei Franchi, un altro gruppo invece resterà, potremmo dire, libero, fino a che nel corso del settimo secolo saranno letteralmente distrutti dagli stessi Franchi, i quali ritorneranno nelle stesse regioni per imporre il cristianesimo, e quindi arriveranno praticamente, come sappiamo nella storia dei Franchi, arriveranno ad imporre il cristianesimo con atti piuttosto violenti, come sappiamo i rastrellamenti, l'obbligo del battesimo forzato e la distruzione dei simulacri, come i famosi alberi totemici che avevano le popolazioni germaniche, no? Questo per citare, però è anche vero che i Catti, proprio perché erano estremamente valorosi, saranno poi in qualche modo anche utilizzati dall'impero allo scopo di creare delle milizie, potremmo dire, più specializzate. I Catti, insieme per esempio a un altro popolo localizzabile sempre nella zona, diciamo, renana, e che farà parte del sovragruppo, diciamo, dei Franchi, i cosiddetti Batavi, eccoli qua sopra, andranno a costituire ad un certo momento dei corpi scelti, e saranno tra quei popoli che costituiranno a Roma i cosiddetti Equites Singulares. Gli Equites Singulares erano la guardia montata dell'imperatore, e tra l'altro
mi scuso, e tra l'altro avevano, se qualcuno di voi conosce un po' la topografia di Roma, ebbero a Roma ben due acquartieramenti nella zona di San Giovanni in Laterano. Uno in particolar modo sta proprio sotto la Basilica di San Giovanni in Laterano. Venne poi cancellata da Costantino e sui resti di questa grande caserma fu costruita la Basilica di San Giovanni. Quindi, come vedete, insomma, il valore di questi popoli fu effettivamente riconosciuto, ma è anche vero che insieme a questi c'erano per esempio dei popoli come gli Ubi, che erano localizzabili grosso modo nell'area dell'attuale Colonia, o in realtà i Treveri dal nome in qualche modo richiamano la zona in cui venivano a trovarsi, quella della città di Treviri attuale. Bene, questi popoli insieme ad altri in effetti, che sono per esempio i Camavi, sono gli Amsivari qui su, sono i Sigambri, ad un certo momento verranno ben conosciuti dai romani, soprattutto perché a partire dal secondo secolo faranno parte di quei contingenti germanici che insieme ai Marcomanni entrano in diciamo nel territorio romano e daranno filo da torcere a Marco Aurelio, all'imperatore Marco Aurelio, per poi in qualche modo andare a condensarsi, a riunirsi, a potremmo dire fondersi nel corso del terzo secolo. A partire praticamente dal 253 noi li conosciamo alcuni gruppi di Sigambri, alcuni gruppi di Ubi, alcuni gruppi di Catti, alcuni di Batavi, che si riuniscono e cominciano a contraddistinguersi militarmente all'interno dei popoli ostili, attenzione, ostili al mondo romano. Di tutto questo però, curiosamente, non parla un'altra fonte per noi importante, che dice una cosa completamente diversa. Questo personaggio che vedete rappresentato qui, in una miniatura, è Gregorio di Tours, il quale, vescovo di Tours appunto, scrisse una storia dei Franchi. Bene, quando parla dei Franchi, lui dice che i Franchi, la loro terra d'origine era la Pannonia. Quindi dice che vengono da tutta un'altra zona rispetto a quella che diciamo noi. Tra l'altro la Pannonia, come sappiamo e come abbiamo potuto vedere, è stata la zona in cui sono passati e che hanno attraversato tutti. Beh, è la patria d'origine per molte saghe, anche dei Longobardi, no? I Longobardi sempre nella stessa zona vengono fatti risiedere, ed è curioso considerando che Franchi e Longobardi sono praticamente l'antitesi di una stessa realtà. Gregorio di Tours però dice un'altra cosa piuttosto interessante. Gregorio di Tours dice che il popolo dei Franchi, e nella fattispecie la loro dinastia principale, derivava o discendeva da un personaggio illustre. Questo personaggio illustre era Priamo di Troia. Addirittura va ad affondare e a porre le radici storiche leggendarie di questo popolo nell'ambito troiano, e le leggende relative appunto a questa origine così particolare in realtà sono riportate da tante altre fonti più tarde, che comunque appunto vogliono vedere, raccontano il mito del fatto che Priamo, insieme ad alcuni compagni, non sarebbe morto durante la guerra di Troia, ma sarebbe riuscito a fuggire e quindi sarebbe arrivato nella zona della Pannonia, e da lì la sua gente avrebbe sposato donne locali, da cui sarebbero poi discesi alcune stirpi più importanti, alcuni clan più importanti dei Franchi. È una cosa interessante il fatto che i Franchi, nel momento in cui vanno a creare o comunque vogliono crearsi si direbbe un background, in realtà si vanno a creare una storia antica, cercano, affondano le loro radici non nei miti più comuni, che erano prevalentemente dal mondo greco. In realtà, se voi ci pensate, tutta la tradizione italica, la tradizione bene o male del Mediterraneo era
pressoché basata sulle leggende che volevano eroi fondatori greci. Gli unici che in qualche modo si sono un po' distaccati sono stati, ecco, pochissimi casi, tra cui logicamente Roma. Anche perché è curioso scoprire che nel corso del tardo antico, dell'alto medioevo e del medioevo, una delle, diciamo, la leggenda sulla fondazione di Roma, che in qualche modo aveva più credito, veniva raccontata, che in qualche modo veniva propugnata, non era quella di Romolo e Remo. Sì, Romolo e Remo, va bene, ma quando si parlava di stirpe leggendaria, quando si parlava di tradizione mitica, ci si rifaceva al mito della fondazione di Enea. E quindi attraverso Iulo, attraverso Alba Longa, fino praticamente a Rea Silvia e via discorrendo. Quindi si andava però a ripercorrere a ritroso la storia troiana. Ebbene, questa leggenda nel Medioevo piaceva tantissimo ed è interessante il fatto che i Franchi andranno a porsi in linea di continuità con la scelta fatta da Roma su questo versante. Non è casuale neanche questa scelta, perché i Franchi saranno straordinariamente diciamo lungimiranti e soprattutto opereranno molti dei sovrani franchi, andranno a lavorare, ad operare al fine di creare un vero e proprio diciamo filone di continuità, di parallelismo se vogliamo, con il mondo romano. Non sarà un caso che nel panorama dell'alto medioevo, e cioè nel corso del VII-VIII secolo, quando Roma, nella fattispecie la Chiesa che detiene Roma, dovrà volgersi alla ricerca di un campione, cioè di un campione, quindi di un popolo che in qualche modo si ponga come difensore della Chiesa, andrà a cercare e a puntare i Franchi. In tutto quel panorama che c'è puntano i Franchi. Perché? Perché c'è un percorso che i Franchi creano, in realtà, allo scopo di indirizzare, in qualche modo di creare questo legame. Parte già nel corso del V secolo, quando probabilmente viene a nascere la leggenda delle origini troiane dei Franchi, ma come vedremo verrà portata avanti anche da altri, da alcuni sovrani che faranno delle scelte mirate, precise, proprio per ingraziarsi, per così dire, per ringraziarsi Roma e quindi il pontefice romano. Ma torniamo a noi. Torniamo quindi a Gregorio di Tours, che ci dice che loro vengono dalla Pannonia. Fatto sta che comunque questi popoli compaiono nell'ambito del repertorio, così diciamo annalistico, nel 253, quando appunto cominciano a farsi conoscere come un popolo estremamente valoroso, estremamente coraggioso, anche piuttosto leale, bisogna dire. I Franchi quindi cominciano a entrare nell'ambito dell'impero ripetutamente. Noi sappiamo che quindi si cominciano a vedere, soprattutto negli anni che vanno dal, diciamo, dal trentennio del III secolo fino grosso modo agli anni 60 del 200. In quei 30 anni diventano sempre più visibili e tra l'altro gli storici tendono ad identificare e a distinguere nei Franchi due gruppi, due entità diverse: i cosiddetti Franchi Salii e i Franchi Ripuari. I Franchi Salii sarebbero poi in realtà la stirpe nobile, quelli che vengono ritenuti essere i clan aristocratici e che erano stanziati nell'area della costa. Mentre nella parte interna, diciamo scendendo lungo il Reno, troviamo i Ripuari, che però, devo dire, compaiono più o meno, poi forse vengono più che altro fagocitati dai Franchi Salii, che diventano appunto riconoscibili soprattutto nel corso del III-IV secolo, quando cominciano anche loro le loro felici scorrerie in territorio romano. Ormai questa carta abbiamo imparato a conoscerla a menadito, perché è la carta che rappresenta i passaggi dei popoli del nord Europa nell'ambito dell'impero.
Cosa interessante, i franchi, che sono grosso modo in questa regione, penetrano e passano la linea del Reno, entrano nel territorio romano e puntano grosso modo in direzione di alcune città importanti, come per esempio Bonna o Augusta Treverorum, che meno male dovreste riconoscere come sonorità in Bonn e Treviri. Puntano per esempio su Magonsiacum, cioè su Magonza, che verrà tra l'altro pure distrutta nell'occasione, qui sotto, e quindi si muovono in quegli anni, soprattutto ecco nel 258, dando del filo da torcere ai romani. In un primo momento vengono rigettati indietro da un giovanissimo luogotenente dell'impero, diciamo un legato romano che si chiama Aureliano e che poi diventerà imperatore. Ma in questi anni la situazione è piuttosto gravosa, c'è il nostro famigerato imperatore Gallieno che corre a destra e a sinistra per tutto l'impero cercando di presenziare a ogni battaglia di tutti quegli incursori, quei popoli che invadono i territori. Ma la cosa eccezionale è che nel corso di un paio d'anni gruppi di franchi continuano a penetrare scendendo addirittura fino a Lugdunum, quindi nella zona di Lione, scendono ancora giù e arrivano prima a Marsiglia e poi scendono arrivando a Tarragona, quindi entrano in Spagna e arrivano fino in Mauretania, quindi passano lo stretto e se ne vanno praticamente in Africa. Un gruppo di questi, ma altri gruppi franchi sali sono ancora attestati in questa regione e proprio quelli che restano saranno quelli che daranno filo da torcere maggiore ai generali dell'impero che nel corso di 30 anni, grosso modo, dagli anni 50 agli anni 80 del terzo secolo non fanno altro che respingerli fuori, prenderne gruppi e portarli all'interno come milizie mercenarie da volgere contro i propri, diciamo, compagni rimasti dall'altra parte. Quindi le stesse vicende che noi abbiamo visto per i Goti, abbiamo visto, diciamo, negli altri momenti, si possono leggere anche in questa circostanza. Arriverà a un certo momento addirittura la fase, diciamo, più difficile sotto l'imperatore Diocleziano, il quale Diocleziano ad un certo momento infliggerà una batosta terribile contro ai franchi. E proprio in quell'occasione compaiono a fianco dei franchi i Burgundi, un altro popolo che in realtà, sebbene considerato germanico, quindi diciamo di ceppo germanico, sembra provenire dalla Scandinavia direttamente, quindi sembrerebbe dagli studi fatti che provenga proprio, diciamo, dall'area nord addirittura della Norvegia. Comunque questi popoli franchi e burgundi a partire dagli anni, ecco, dal 286-287 cominciano ad allearsi tra loro proprio in funzione antiromana. E i romani dovranno farci i conti, anche perché tra le altre cose si pongono in maniera piuttosto, diciamo, valida, sono appunto i famosi franchi, quindi sono valorosi, sono dei gran combattenti. I romani ci scendono a patti ad un certo momento e decidono addirittura alla fine dell'epoca, diciamo, tetrarchica, soprattutto ecco nell'epoca di Costanzo Cloro per essere esatti, quindi siamo all'incirca intorno ai primi anni del IV secolo, addirittura decidono i romani di stanziarne una parte in forma stabile come federati. Quindi non più come gruppi mercenari, ma li prendono come popolo e se li portano all'interno, quindi ponendoli grosso modo in questa regione. Ora, un atto di questo genere è sicuramente significativo, tra l'altro vengono collocati proprio qui, presso la Mosa, e nel territorio che era stato occupato tanti e tanti decenni prima dai Batavi, e in quel territorio vengono praticamente lasciati liberi di
insediarsi in una forma stabile, sebbene i franchi in questo caso adottino un sistema abbastanza interessante, che è quello di tornare di tanto in tanto dall'altra parte del Reno, quindi ritornare nei vecchi territori e probabilmente fare opera di proselitismo, comunque tant'è che ritornano molte volte in forze, rientrano nei propri territori, quindi rimpinguando quelle che sono soprattutto i loro guerrieri. E qui inizia anche una situazione, un rapporto piuttosto particolare con il mondo romano, perché se da una parte i franchi mostrano una certa fedeltà nei confronti dell'impero che li ha stanziati all'interno e li ha posti lì come federati allo scopo di evitare e di controllare il passaggio degli altri, i franchi accettano questo, ma in realtà non sono propriamente ligi al dovere, perché in molte circostanze saranno loro stessi di tanto in tanto a partire nei territori circostanti e a compiere delle razzie, come del resto, se vogliamo, è giusto ammettere per dei popoli che erano tendenzialmente nomadi e dediti alla razzia. Poi dobbiamo anche ragionare su questo. Queste popolazioni, al di là del fatto che uno possa ragionare, no, con il senno del poi, sull'effettiva o non effettiva fedeltà ai patti con l'impero, era gente che era abituata a un... aveva un'impostazione, aveva uno stile di vita e basava gran parte del suo rapporto con i popoli circostanti sulla supremazia, sullo scontro, sulla prevalenza fisica. Quindi al di là del fatto che i romani dicessero no, tu stai buono qui, mettiti a zappare la terra e stai tranquillo finché non te lo diciamo noi, in realtà questo non era così semplice da far entrare nell'ottica di popoli abituati a comportarsi in maniera completamente diversa. Comunque questo popolo cresce, si fortifica, anche se subisce continuamente aggressioni. Ricordiamoci che questi sono gli anni, il IV secolo, di grande crisi e di grande passaggio del Reno stesso. Se vi ricordate quanto abbiamo più o meno detto le volte precedenti, pensate che sono gli stessi anni in cui c'è tutto quel grande movimento che si è innescato verso da est e che spinge i popoli uno sull'altro a muoversi, quindi il confine renano, per quanto possa essere, diciamo, presidiato, non è sicuramente stabile, completamente stabile. Infatti i franchi molto spesso finiscono loro stessi travolti dall'ingresso di altre popolazioni, verranno travolti in realtà, verranno travolti da vandali, verranno travolti da goti, faranno la loro parte, quindi cercando per quanto possibile di difendere il confine. Questo bisogna, diciamo che lo ammettono le stesse fonti romane, insomma, per quanto si chiuda un occhio effettivamente sul fatto che tendano a allargare un po' il loro territorio di pertinenza. I romani all'epoca di Costanzo Cloro e poi successivamente con l'imperatore Giuliano negli anni 60 del IV secolo hanno assegnato alla popolazione dei franchi un'area, una zona. Bene, a partire dagli anni 60 questa zona comincia ad ingrandirsi, quindi sebbene la situazione sia estremamente caotica con tutto quello che sappiamo si verifica in quegli anni lungo il confine renano e danubiano, quindi il continuo passaggio, movimento, attraversamento di gente in fuga, di gente che rientra, di gente che torna, di gente che saccheggia, è anche vero che i franchi ne approfittano per estendere il controllo su territori sempre più ampli. Del resto è logico. E rosicchiano piano piano territorio nell'ambito dell'impero. Attenzione, in questa fase non stanno creando niente di nuovo, anzi, semplicemente non fanno altro che estendere il controllo, diciamo così, nell'ambito dell'impero, quindi scendendo in direzione delle Gallie, anche perché la regione gallica è una regione, come abbiamo detto, particolarmente apprezzata. E in questa circostanza, nel corso del IV secolo, quindi nella seconda metà del IV secolo,
tendono ad espandere sempre di più la loro sfera di competenza, addirittura andando a controllare l'intera, per esempio, l'intera Belgica, la regione, diciamo, settentrionale delle Gallie. Quindi un'area molto molto più ampia che però, attenzione, nessun romano gli disconosce, nessun imperatore gli toglie, semplicemente per il fatto che meglio che ci siano i franchi piuttosto che non ci sia un controllo da parte dell'impero. Vorrei anche riportare alla vostra memoria il fatto che quelli sono gli stessi anni in cui si sguarniscono le frontiere, perché sono gli anni in cui le frontiere del Reno vengono svuotate parzialmente per esigenze di tutela, per esempio della linea danubiana, o addirittura vengono proprio svuotate per portare i soldati a protezione, per esempio, di Costantinopoli o anche a protezione della regione del dell'Africa, quindi per le campagne militari. Vengono anche sguarniti per vari motivi, perché poi c'è una contrapposizione, soprattutto a fine del IV secolo, tra i due imperi che vengono a ricrearsi, no? Con la divisione di Teodosio ci ritroviamo praticamente con l'impero ufficialmente diviso in Oriente ed Occidente, con anzi un atteggiamento piuttosto, potremmo dire, di ostilità molto spesso nei confronti l'uno dell'altro. Ed è proprio negli anni, negli ultimi anni del IV secolo, che in realtà i franchi rafforzano ancora di più il loro potere, e lo rafforzano grazie soprattutto anche ai buoni rapporti che riescono a intessere con alcuni personaggi di corte. Pensate per esempio agli ottimi rapporti che i franchi ebbero con Flavio Stilicone, con il generale Stilicone, famigerato, famoso generale Stilicone, che tra l'altro li utilizzò lui stesso come milizia importante e fondamentale. Ma sarà soprattutto agli inizi del V secolo, quindi quando verranno meno i rapporti e gli accordi con Stilicone, che come sappiamo verrà ucciso e eliminato da parte dell'imperatore Onorio, e quando verranno meno anche tutta una serie di certezze dovute soprattutto al grande movimento che si innesca da Oriente. Pensiamo, ricordiamo il passaggio dei Goti, dei famosi Visigoti che entrano, saccheggiano Roma, attraversano la penisola, ritornano verso nord, e dove vanno? Nelle Gallie. E si scontrano proprio con i franchi che devono cercare di arginare questa espansione, e lo fanno in nome di Roma. È curioso il fatto che i franchi per tutto il tempo hanno condotto questa particolare battaglia, cioè difendere il territorio delle Gallie in nome di Roma, ma in realtà poi creandosi un territorio che bene o male sapevano di poter gestire in una maniera quasi autonoma. Questo si spiega con il fatto che con le difese sguarnite, con i grandi problemi che si creano soprattutto tra Oriente e Occidente, con la grande discesa, diciamo, dei popoli gotici, pensate a quello che succederà di lì a poco con l'arrivo dei Vandali, in quegli anni il Reno e il Danubio vengono letteralmente spogliati in certi momenti di difese, e di conseguenza intere aree vengono lasciate a sé stanti, vengono lasciate quasi in una fase di abbandono, tant'è che questo signore che vedete qui in un disegno e che viene considerato il primo re riconoscibile o comunque individuabile nelle fonti del popolo dei Franchi, e cioè Faramondo, ne approfitta felicemente di tutto questo. Perché? Perché può allargare il proprio controllo, il controllo delle proprie, diciamo, da parte sua, dei territori del nord della Gallia, senza che l'impero in qualche modo gli imponga nulla. Anzi, gli imperatori, sono gli anni 20 e 30 del V secolo, sono anche felici, gli danno anche il benestare, laddove Faramondo dichiara di controllarlo a nome dell'impero romano. Sono anni difficili, perché sono gli stessi anni in cui alcuni generali romani si creano i loro potentati nelle Gallie, e quindi praticamente
rosicchiano loro stessi territori al mondo romano, all'impero, al controllo imperiale. Faramondo però è un personaggio piuttosto significativo, perché è comunque piuttosto scaltro. Come sarà scaltro? Come sarà scaltro Clodione il Capelluto, si chiamava così, e non era un caso. Si chiama Clodione il Capelluto, forse il figlio, forse un successore, non sappiamo bene, che nel 428 diventa re dei Franchi, ed è famoso perché nella sua arte veramente straordinaria di equilibrio tra gli interessi personali di crearsi un regno e il mantenimento degli ottimi rapporti con il mondo romano, farà ovviamente i conti con un altro personaggio che è Flavio Ezio, il famoso generale Flavio Ezio, che è il generale romano per eccellenza, è quello che in quegli stessi anni stringe rapporti con gli Unni, che controlla e stringe rapporti con i Goti. Bene, Flavio Ezio stringe rapporti anche con Clodione, Clodione il Capelluto, che ci teneva in particolar modo a essere chiamato il Capelluto, non perché fosse un vezzo o avesse dei problemi con la calvizie, quanto più che altro perché i sovrani franchi, così ci dice Eginardo nella vita di Carlo Magno, dice che i re franchi erano chiamati reges criniti, cioè capelloni, non re fannulloni, re capelloni. E i re capelloni avevano questo criniti, diciamo, con queste grandi criniere, era diciamo in qualche modo un punto d'onore ed era un punto fondamentale, una sorta di pedigree per l'imperatore, per il sovrano, perché la criniera folta individuava il sovrano come potente e soprattutto portatore di quei simboli di fertilità e di potenza che in qualche modo dovevano contraddistinguere il popolo e le terre che questi governava. In pratica, se avevi i capelli criniti, quindi avevi i capelli folti e lunghi, questa specie di criniera, sicuramente potevi garantire la ricchezza della terra, la possibilità di coltivarla, garantivi solidità e prosperità alla propria gente, alla tua gente. Quindi era un punto d'onore questa cosa. Ecco perché ci teneva particolarmente. Fu tra l'altro un sovrano molto scaltro, perché vista soprattutto ad un certo momento il problema di relazione con il generale Flavio Ezio, che tra l'altro non era nato ieri, aveva capito perfettamente le mire di Clodione, ad un certo momento fa proprio atto di sottomissione a Roma e addirittura sarà lui stesso a guidare uno dei contingenti più numerosi e tra l'altro impegnati in prima posizione, diciamo proprio sulle prime file, in prima linea, durante la battaglia dei Campi Catalaunici, quella famosa battaglia che oppose Flavio Ezio e i Romani ad Attila e gli Unni. Faccio una precisazione: dire Flavio Ezio e i Romani fa quasi ridere, perché probabilmente di Roma non c'era nessuno e italici mi sa che erano veramente pochi. Se si va a fare il conto delle milizie mercenarie che c'erano nell'esercito di Flavio Ezio, uno si rende conto che la battaglia dei Campi Catalaunici se la sono vista tra barbari. Comunque Clodione in questo modo addirittura riesce a consolidare il suo status e quindi addirittura ottiene dall'impero, ottiene in realtà dall'imperatrice Galla Placidia e poi da Valentiniano III, ottiene una sorta di placet per la creazione di un vero e proprio protettorato. Tra l'altro Clodione sarà trovato anche, si troverà lui come i suoi successori, a doversi barcamenare anche con la realtà locale, cioè il fatto che le Gallie si stavano spezzettando in tanti protettorati sottoposti ai famosi generali che se n'erano andati nelle Gallie per non essere praticamente sotto il controllo di Roma. Soprattutto con la morte di Ezio, che avviene nel 54,
I franchi, diciamo, perderanno momentaneamente un prezioso alleato, fatto salvo però poi ritrovare da subito dei nuovi, potremmo dire, protettori, soprattutto verso Oriente, addirittura dagli imperatori orientali, dove saranno in qualche modo anche aiutati nella loro espansione politica. E quindi, addirittura proprio in questi stessi anni, noi abbiamo una continua, diciamo, apertura, un continuo spostamento in direzione appunto della Belgica inferiore e soprattutto dell'area delle Gallie sottostante. In tutto questo appare poi un'altra figura importante di re, che è il famigerato Meroveo. Meroveo sarebbe, secondo la tradizione, anche il capostipite della dinastia dei Merovingi, tant'è che in primo luogo non sappiamo bene che tipo di relazione avesse con Clodione. Secondo una bellissima leggenda altomedievale, Meroveo significa figlio del mare e sarebbe stato il figlio di Clodione e di un mostro marino. Quindi era una specie di strano, insomma, aveva sicuramente delle doti particolari. Questo secondo una tradizione, secondo un'altra, con la dinastia Merovingia addirittura andiamo a inserirci in una tradizione che è completamente diversa, che è quella che individua nei Merovingi la discendenza addirittura di Cristo e di Maria Maddalena. Quindi creando intorno a questa dinastia un alone di sacralità incredibile. Meroveo è un altro re veramente molto molto importante e straordinario, che a partire dal 448 in realtà darà vita a dei grandi scontri militari, tant'è che cercherà soprattutto di ridurre e di rallentare la pressione dei Goti nelle Gallie, sempre, diciamo, a vantaggio dell'impero romano. È bellissimo perché tutto questo, tutti fanno tutto in questo momento in nome dell'impero. Chiunque operi o combatta o conquisti sta facendo qualcosa per l'impero romano. E Meroveo, in effetti, sarà colui che arriverà e che inizierà un'espansione del territorio dei Franchi, non soltanto in direzione delle Gallie, ma addirittura passerà dall'altra parte del Reno, quindi invadendo anche aree che sono tradizionalmente al di fuori del controllo romano. Quindi comincerà effettivamente a espandere il proprio controllo, tra l'altro avvalendosi anche di una cosa estremamente intelligente, il fatto che suo padre o chi per lui, prima di lui, suo nonno, insomma i suoi predecessori, che fossero familiari o meno, avevano iniziato a spedire coloni, anzi contadini, che si chiamavano, erano chiamati leti, nei territori circostanti. Li mandavano come contadini, ma sono franchi. Nel momento in cui, dopo una generazione o due, i franchi arrivano militarmente ad occupare quei territori sono già in parte, diciamo, germanizzati, nel senso che sono assimilabili culturalmente proprio a questi nuovi dominatori. Soprattutto questa cosa viene fatta nei territori gallici, ed ecco qui di nuovo la distinzione importante. I franchi, sebbene stiano in quella che noi chiamiamo Francia, non sono celti, sono germanici, e nelle Gallie c'era una consolidata società che era quella gallo-romana. Quindi i galli sono i celti, c'erano sicuramente infiltrazioni germaniche. Se poi volessimo andare a disquisire ulteriormente sulle differenze tra celti e germani, non ne usciamo più, ma per il momento consideriamo che sono delle realtà etniche o almeno culturali diverse. Pertanto, quando i franchi entrano nei territori gallo-romani, si trovano una struttura societaria e soprattutto un substrato culturale che è diverso da loro. E quindi che cosa fanno? Cominciano a spedire lontano, a far andare fuori dai propri territori contadini,
che si presentano come contadini, quindi vengono anzi arruolati, no? A coltivare i campi dei latifondisti, perché serve la manodopera. Fatto salvo che, permettetemi, germanizzano le Gallie. E quindi quando i Franchi si presentano come dominatori, dopo tutto ci sono già le basi, dei riferimenti che in qualche modo li possono far sentire come qualcosa di non troppo lontano. E questa è un'operazione, beh, scusate, niente di diverso da quello che ha fatto la Turchia a Cipro, per citare un esempio, no? Ma si potrebbero fare tantissimi esempi di questo genere, dove praticamente si mandano coloni proprio per armonizzare, diciamo così, il territorio con la propria etnia. La stessa cosa fecero i Franchi in questo periodo. Quindi man mano che loro avanzano, hanno già lì in loco delle realtà sociali che in qualche modo li portano a non ostacolarli troppo, a non opporsi in maniera così netta. Tra l'altro saranno estremamente intelligenti anche nel fare un'altra cosa, nel non cancellare la cultura gallo-romana, che tendono in qualche modo, non dico ad assorbire, ma almeno a rispettare, almeno all'inizio. Le cose cambiano un po', o comunque si evolvono ulteriormente, per esempio con un altro personaggio che è Childerico. Questo signore, questo sovrano Childerico, è un sovrano che fa sorridere, perché se uno legge le fonti è stato un disgraziato, un depravato, nel senso che ha fatto scoppiare una guerra con i Turingi, perché praticamente questo ragazzo, che a quanto viene detto dalle fonti non era particolarmente interessato alle sorti del proprio regno, era stato prima mandato come ostaggio presso gli Unni. Quando era tornato aveva pensato bene di festeggiare il suo ritorno con, diciamo, scorribande, con comportamenti poco consoni alla dignità, diciamo, regia, tant'è che aveva praticamente oltraggiato, mettiamolo così, una principessa turingia, nel senso in realtà che aveva avuto una relazione con una principessa sposata con il re della Turingia. I Turingi sono un altro popolo localizzabile nell'area, diciamo, prospiciente ai Franchi. Era quasi scoppiata una guerra. Alla fine questa principessa che vedete rappresentata in questa miniatura francese, che si chiama Basina, scappa dal marito e praticamente si risposa con Childerico. La regina Basina sarà tra l'altro pure una regina piuttosto energica, piuttosto diciamo affabile, e Childerico in effetti, dopo questa partenza, diciamo così, molto romanzesca, in realtà si è dimostrato un sovrano piuttosto capace, soprattutto perché quelli sono anni difficilissimi, sono gli anni in cui sta tremando tutto l'Occidente, tutto l'impero occidentale, sono gli anni della caduta di Valentiniano III, della morte di Valentiniano III nel 455, del saccheggio dei Vandali, del secondo saccheggio di Roma, sono gli anni in cui sul trono occidentale non riesce a starci un imperatore che superi i 2-3 anni di regno. Quindi sono i famosi Avito, Petronio Massimo, Maggioriano, sono tutti quegli imperatori di cui vagamente si ha memoria, perché sono stati talmente poco guidati in realtà da personaggi che alle spalle muovono e tirano i fili. Approfittando, se vogliamo, di questo indebolimento del potere centrale, approfittando del fatto che l'impero d'Occidente richiama definitivamente le molte legioni che sono dislocate, per esempio in Britannia, la Britannia come sappiamo viene completamente svuotata, no? Viene abbandonata a se stessa, ma la stessa Gallia viene letteralmente abbandonata a chi? Ai Franchi che si porgono come paladini, come difensori, e che nel frattempo strappano, rosicchiano attraverso alleanze, attraverso complotti, attraverso guerre, i territori che sono stati acquisiti per esempio dai famosi generali, che nel frattempo si erano creati dei veri e propri domini. Bene,
mentre i Franchi, Sali, diciamo, espandono il loro territorio, lo fanno ai danni di generali come Egidio, come Paolo, come Siagrio, che sono i generali che in quegli anni veramente vivevano come dei veri e propri imperatori in questi territori. Piano piano i Franchi riguadagnano, se così possiamo dire, questi territori, almeno formalmente, all'impero romano, e quindi li sottopongono nuovamente all'avallo, al benestare, alla tutela dell'impero d'Occidente, sempre ammettendo che in Occidente ci sia più qualcuno o qualcuno che possa essere riconosciuto come tale. Sono gli anni Ottanta, la cosiddetta caduta senza rumore dell'impero ufficialmente c'è stata, il 476 fatidico. Quindi in questi anni c'è un caos generale, ne approfittano i Franchi, che però continuano in qualche modo a porsi in questo modo. Ora, sicuramente Childerico è un personaggio che rappresenta, che vuole rappresentare un momento di transizione importante. I Franchi, a differenza magari di altri popoli che lo hanno solo sognato, sono riusciti a realizzare qualcosa, e cioè quella fusione tra Roma, tra romani, tra cultura romana e barbari, in un impero che è barbarico. Ebbene, la dimostrazione pratica, se vogliamo, di questa fusione di intenti, ma anche effettiva, la possiamo avere proprio con la tomba di Childerico, una tomba che venne scavata nel 1653, venne ritrovata, e diciamo all'interno mostrò una serie di reperti spettacolari, perché c'era praticamente tutto il corredo funebre del sovrano, un corredo ricchissimo fatto di oggetti d'oro, di monete, di ovviamente simboli del potere militare. Questo che vedete sulla destra è un disegno, ovviamente, questo poi è riportato a colori, che vi fa vedere quelli che erano alcuni oggetti che appartenevano appunto al repertorio, diciamo così, funerario del sovrano. Tra questi spiccano ovviamente oggetti che sono propriamente di tradizione franca, e alcuni che magari lo sono un pochino di meno. Sicuramente di meno è questo è un anello con sigillo. Ora, l'anello col sigillo non è di tradizione franca, i germani non avevano l'uso di apporre sigilli su che cosa poi? Invece è sicuramente di tradizione romana, e in qualche modo è un simbolo di potere, un simbolo di ufficializzazione, di istituzionalizzazione del potere dei Franchi. I Franchi che si pongono in realtà come continuatori della cultura, dell'amministrazione, per tanti versi, romana, attraverso questo che diventa un simbolo. Però all'interno poi troviamo qualcosa che è squisitamente di tradizione franca o comunque germanica. Queste che vedete sono delle api, si dice. Qualcuno dice che sono cicale, qualcuno dice che sono mosche, scegliete voi, insomma. A noi piace pensare che siano api, perché del resto le api sono più nobili, no? E lo insegnano i barberini, a tale proposito. I barberini si sono cambiati lo stemma, avevano dei tafani, li hanno fatti diventare api, perché ovviamente, insomma, c'è una certa differenza anche di immagine. Bene, questi piccoli oggetti, pensate, ne furono trovate decine. Purtroppo la tomba, aperta alla metà del 1600, venne dispersa. Queste due, se non mi sbaglio, stanno alla Biblioteca Nazionale a Parigi, queste due qui, e appartenevano, quindi erano degli oggetti di lusso, realizzati in oro e pasta di vetro, secondo una tradizione nordica, diciamo di origine germanica in senso lato, che qualcuno riprese qualche annetto dopo. La decorazione ad api, quello che vi sto facendo vedere è il mantello di Napoleone, che vedete nel dettaglio utilizzò proprio la rappresentazione delle api come tema, diciamo, tradizionale francese, come simbolo, no, della monarchia francese. Ma ad esempio
la tradizione nordica, io per nordica intendo germanica ad ampio raggio, prevedeva appunto la lavorazione dell'argento sbalzato e poi per esempio riempito di pasta vitrea oppure riempito, in questo caso aggeminato. Questa fibula qui che vedete è una fibbia che non fa parte della tomba di Childerico, ma vi mostra la tipologia di oggetti reperiti nelle tombe di quegli anni. Questa per esempio viene da una tomba burgunda degli stessi anni. Una fibula come questa, di cui ne avete viste centinaia, ne abbiamo viste insieme centinaia, che possono farsi riferire ai Franchi come ai Goti, come ai Longobardi, perché fa parte di quella tradizione, no? Mentre, scusate, ecco, per esempio questa, l'uso addirittura di castoni con paste vitre o magari con pietre dure. E all'interno della tomba di Childerico viene ritrovata anche la spada, anzi le tre spade, la spada lunga, la cosiddetta spada lunga, poi la spada media e la spada corta, che sono le tre spade, la spada, il sax e lo scramasax, che si trovano anche nelle tombe longobarde, tra le altre cose, di cui qui noi vediamo soltanto l'impugnatura e parte dell'attacco del fodero, perché il resto era fatto di pelle e si è quindi deteriorato. All'interno della tomba fu trovata, anche se non è conservato, un altro oggetto importante che faceva parte della tradizione militare dei Franchi, la cosiddetta Franzisca o Francesca o Francisca, chiamatela come volete. La Franzisca, non c'entra niente, ma mi serve per farvela vedere, è l'ascia, è praticamente la scure, scusate, da combattimento, che verrà utilizzata anche da tanti altri popoli, come per esempio i famosi Nordmannen, cioè i Normanni, che grosso modo sempre da quell'area vengono. E qui lo vedete su una porzione, su un, diciamo, una piccola parte dell'arazzo di Bayeux. Quindi altro periodo, altro popolo, però era per farvi vedere il tipo di oggetto. Per chiudere il mio discorso, che non vuole essere una storia totale della monarchia dei Franchi, ma vuole essere il racconto della storia di un popolo, di come è andato a costituirsi, di come si è relazionato col mondo romano e di come ha affrontato il rapporto con Roma, c'è ovviamente il figlio di Childerico, e cioè Clodoveo, Clovis, il famoso Clodoveo I, se ci piace, con cui noi facciamo in effetti partire la storia effettiva del mondo franco, perché a Clodoveo spettano una serie di primati straordinari, perché Clodoveo è stato sicuramente un personaggio validissimo, uno stratega, se vogliamo, sia dal punto di vista militare, ma soprattutto dal punto di vista politico, perché ha saputo ben interpretare le necessità di quel momento e ricondurle a favore del suo popolo. È proprio in questo momento che noi facciamo nascere il regno dei Franchi, perché Clodoveo che cosa fa? Non soltanto estende il territorio, continua questa espansione del territorio dei Franchi. Ormai siamo alla fine del IV secolo, del V secolo, inizi del VI, e Clodoveo allarga ulteriormente i propri domini, assorbendo per esempio il territorio dei Burgundi, che erano entrati con i Franchi, che si erano stanziati come vicini dei Franchi e che in qualche modo a quel punto vengono letteralmente assorbiti. Ma contemporaneamente lavorerà in maniera diplomatica, ma anche militarmente, al fine di rallentare e ostacolare l'espansione o la presenza dei Goti. Ricordatevi che i Visigoti stanno ancora lì, i famosi Visigoti che erano entrati dopo il 411, nel 412 nelle Gallie, che erano andati in Spagna, erano ritornati su, erano riandati giù, avevano fatto un po' questa altalena nei territori e che restano lì fino al pieno VI secolo. Bene, i
A Clodoveo si deve il fatto che il territorio che era stato dei Visigoti viene in gran parte assorbito dai Franchi e quindi quello che era il territorio originale viene piano piano allargato a questi altri settori, anche in parte qui, grazie proprio alle sue attività. Poi, tra l'altro, un diplomatico straordinario, crea alleanze con l'Impero d'Oriente, crea, ovviamente perché è l'unico referente, e crea anche un'altra cosa, un'alleanza strategica con il mondo, con Roma. A Roma, dopo tutto, Clodoveo fa parte della Pars Occidentalis. In Occidente in quel momento c'è un gran marasma. E nel gran marasma la figura di riferimento che sta emergendo, che è emersa già da tempo, è il pontefice romano, che tra l'altro diventa anche un punto di riferimento per le campagne militari, tenendo presente che sotto la guida e sotto l'egida del cristianesimo si muovono molte delle guerre, delle battaglie che vengono condotte. Ora, fino a questo momento, io non ne ho ancora parlato e lo accenno, lo dico adesso, i Franchi sono pagani, ma sono pagani pagani, non è che sono convertiti all'arianesimo, sono ancora pagani. E Clodoveo capisce una cosa, capisce che è il momento di cambiare registro, perché se vogliamo, se il regno vuole crescere, necessariamente deve avere l'avallo di Roma, perché Roma è la Roma cristiana, perché avere l'avallo del cristianesimo significa ovviamente tacitare tutta una serie di voci e di dissensi che in quel momento quindi cesserebbero di avere senso. Mi spiego meglio. Tutta la cultura, soprattutto tutta la società gallo-romana era cristiana, era cristianizzata. I Franchi, che erano arrivati come dominatori del mondo gallo-romano, sono pagani e quindi non riescono ad ottenere una sottomissione anche in nome del loro paganesimo. Quando Clodoveo decide di convertire non solo se stesso, ma pure tutto il suo popolo al cristianesimo, tacita immediatamente qualunque tipo di opposizione in tal senso, non solo. La cosa straordinaria che fa Clodoveo, oltre a farsi battezzare, guardate questa miniatura francese, interessantissima, perché se io non vi avessi detto che questo è Clodoveo che si fa battezzare, voi l'avreste guardata e avreste detto questo è Costantino. Ah, grosso modo come iconografia quella di Costantino a bagno, letteralmente dentro il battistero, che viene battezzato. In realtà le fonti dell'epoca, poi riprese ovviamente anche più tardi, tenderanno a creare questa sorta di legame ipotetico tra la conversione costantiniana e la conversione di Clodoveo. Clodoveo che viene diciamo battezzato quindi come cristiano, grazie anche ai buoni uffici della moglie Clotilde, principessa burgunda, quindi alleanza con i Burgundi strettissima, e ottiene a questo punto che la Chiesa di Roma riconosca il suo ruolo. Ma Clodoveo fa di più, perché non si converte al cristianesimo ariano, che era il cristianesimo di tutti i popoli barbarici, ma si va a convertire al cristianesimo niceno, cioè quello di Roma, che è una cosa diversa e che è diversa anche da quella orientale. Sappiate soltanto, in forma estremamente sintetica e molto riduttiva, che le chiese in quel momento seguono, diciamo, direttive completamente diverse. Bene, Clodoveo, facendo questa cosa, diventa ufficialmente il campione della Chiesa di Roma, perché Roma riconosce in Clodoveo chi può portare avanti quella potenza, quel potere che può propugnare il credo niceno inteso ovviamente facendo riferimento al Concilio di Nicea, d'accordo? E quindi, cosa importantissima questo evento, da qui si apre, si spiana la strada, probabilmente. Non sappiamo se questo avviene nel 496 o nel 506, poco importa, diciamo, ai nostri fini, ma all'inizio del VI secolo Roma ha già individuato quali tra i vari popoli
potranno un giorno, potranno essere chiamati a difendere la Chiesa di Roma. Questa cosa si presenterà circa 150 anni dopo, quando ovviamente ci troveremo con Roma assediata, con Roma in crisi sotto i colpi dei Longobardi, e quindi chi andranno a pescare tra i vari candidati, tra i vari potentati, perché ce ne sono vari? Ovviamente i Franchi, perché i Franchi sono cristiani romani. Quindi già da qui Clodoveo ha sistemato le cose per dare la credibilità ai Franchi per essere il campione della cristianità, i campioni della cristianità. Ovviamente nel repertorio anche, diciamo, artistico, il periodo di Clodoveo si caratterizza tra elementi che sono, per esempio, elementi di tradizione gallo-romana, perché ovviamente l'elemento gallo-romano è molto forte, con elementi franchi. Questo è un elmo bellissimo fatto in ferro, cuoio e parti, diciamo, incise e aggeminate della tradizione franca e burgunda, e che si ritrova in tombe di quello stesso periodo. Queste aquile che vedete sono invece burgunde, quindi sempre a dimostrazione che in questo periodo comunque continuano a essere diciamo portati avanti elementi tipici, tradizionali del mondo franco, unitamente ad elementi che sono invece di tipo romano. Ancor più se guardate questa, che è la sedia di Clodoveo, così viene identificata, cioè il trono di Clodoveo, che ha superato di gran lunga come articolazione e bellezza gli scranni, che sono semplicemente delle selle curuli contemporanee, no? Si vedono per esempio in ambito longobardo, si vedono, e che quindi attestano invece una tendenza a far somigliare lo scranno dei Franchi a quello di un trono di tipo imperiale. Bene, è con Clodoveo che si aprono le porte e si avvia il discorso del regno dei Franchi, ma è lontano dal venire ancora, perché purtroppo, per certi versi, il mondo franco porterà avanti la propria legge, la propria cultura e soprattutto la propria amministrazione. Se sarà un bene, dopo tutto, per gli abitanti del mondo franco ricadere sotto l'amministrazione salica, che per esempio non prevede le tasse, questo dovremmo raccontarlo ai nostri amministratori, comunque non si prevede tassazione, ma si prevede per esempio l'uso del pagamento delle multe, quindi per i vari reati viene applicata una sanzione economica per quasi tutti, ad eccezione ovviamente di alcuni che sono più importanti. Però viene applicata la legge salica che è tra l'altro piuttosto importante, imponente e anche molto spesso gravosa. Però se è vero appunto che magari non c'è la tassazione, è anche vero che lo Stato franco si regge per esempio sulle rapine, sulle razzie. Quindi soprattutto il diritto salico prevede che il regno non passi di padre in figlio con la primogenitura, ma venga diviso tra gli eredi. E questo è il problema della legge salica, che se, come nel caso di Clodoveo, si hanno tanti figli, lui ne aveva 5 maschi, poi uno muore, il regno verrà ripartito tra 4, e quindi quello che era stato faticosamente raggiunto a livello di unità viene vanificato dalla morte del sovrano. E dopo di lui accade la stessa cosa, perché i successori, sebbene tra fratelli si faranno guerre, tra fratelli si ruberanno territori, questa cosa continuerà praticamente per decenni, e quindi anche con i vari tentativi fatti da un Clotario I o alcuni decenni dopo, per esempio, da Re Dagoberto, alla morte di ogni sovrano si ritorna esattamente come prima, con il regno frammentato. È anche il periodo, il VII secolo, in cui comincerà poi una decadenza, se vogliamo, anche morale, anche perché l'amministrazione verrà affidata ai conti e i comes, il comes diventa praticamente l'amministratore locale, che tende ovviamente a fare per conto proprio.
e soprattutto l'amministrazione centrale verrà affidata ai cosiddetti maggiordomi, che sono diciamo, gli amministratori di corte, che non rispondono quasi mai ai sovrani e quindi cominceranno ad avere una potenza tale da, diciamo, mettere da parte, oscurare anche gli stessi sovrani. Questa è storia del Regno Franco, ma sappiamo tutti quanti che proprio dal Regno Franco e da questa ripartizione, soprattutto dalla presenza di questi maggiordomi così potenti, ne nasceranno dei veri e propri scontri che porteranno alla fine il cosiddetto Regno di Austrasia a prendere il sopravvento grazie al maggiordomo, e cioè Pipino, il quale maggiordomo riuscirà a sottomettere i maggiordomi delle altre regioni e ad avere il riconoscimento del pontefice romano. E da lì si passerà poi con Carlo Martello alla dinastia dei Pipinidi. Da qui si apre la strada a Carlo Magno. Però questa è la storia del Regno Franco. Per questa sera ci fermiamo con, diciamo, l'immagine di questi franchi che da popolo nomade sono gli unici ad essere riusciti a costituire una fusione funzionante tra cultura romana e mondo barbarico. Io finisco qui, vi ringrazio moltissimo per la presenza e la pazienza e vi saluto e ci vedremo prossimamente. Grazie. Bene.